nella vita. È importante. Se lo ricorda? Sì, sì, perfettamente. Tutti i primi applausi li ricordo. Sono in verità tre. Il primo riguarda il mio mestiere, gli altri riguardano, diciamo, altre due attitudini e possono non interessarci. Io ho cominciato insieme a Gabriella Ferri, insieme ad altri artisti, non avevamo successo, abbiamo fatto anche un cantagiro, facevamo parte del girone folk. Io poi penso ci deve essere qualche cosa che somiglia a questa capacità. Lei non ha iniziato tanto come attore, ma quanto come musicista, poi un disegnatore. Sì. Lei tra l'altro è anche stato un pittore. Ma quante cose c'ha in questa... Purtroppo, penso di averla vuota. Però, mani abili, come ho capito. Però noi... Viviamo la nostra vera essenza è lo spirito, che noi chiamiamo appunto spirito senza non si arriva da nessuna parte e la vita non ha senso. Io penso che noi siamo dei ricettori, riceviamo come una radio ricevente, gli impulsi di questo nostro sé superiore, chiamiamolo dell'angelo, ciascuno ci metta quello che vuole, che ti informa di una completezza che poi diventa spirituale e che ti porta anche a momenti di estasi. Lei l'ha sempre sentita questa presenza nella sua vita? Dio se l'è sentito sempre accanto. L'ho sempre sentito, ma l'ho capito durante il corso dell'esistenza. Nel senso che ho letto Freud quando avevo 14 anni e credo che mi abbia segnata per la vita, forse non è l'età forse più adatta. Mamma mia, insieme a Salgari mi è capitata questa cosa. Però...